io, tipo, nel momento in cui ho scoperto che cosa era successo, esattamente la mia faccia, ero super incazzato, stavo pensando di mandare tutto a Ramengo e fare il panettiere. Ho detto, benissimo, adesso che faccio? Non lo so, no? Quindi domande, cosa è successo? Cosa mi devo aspettare? Essendo un Docker Captain ho detto, diventerò un Mobi Captain? Diventerò un Mobi Maintainer? Diventerò una nave? Non lo so. Cosa cambierà? Che cos'è Linux Kit? Cosa è successo? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, disagio totale. Però poi ho iniziato a riflettere. Ho iniziato a riguardarmi i keynote, c'erano già i video tipo dopo 10 minuti online, e ho detto, calma, sangue freddo, non è successo niente di che. In realtà quello che era successo in quel momento, il mio problema in quel momento, non era tanto il fatto che erano successe delle cose, che adesso vi spiegherò, quanto il fatto che a conseguenza di queste cose tutto il mio lavoro era completamente bloccato, nel senso che come maintainer mi ritrovo molto spesso a dover ribuildare il codice, riaccedere al repo, ribuildare le PR, eccetera, eccetera. E mi sono trovato in un... vado su github.com, docker, redirect, redirect a cosa, no? Quindi neanche i maintainer, neanche le persone tra virgolette vicine erano state per niente avvisate del fatto che era stato fatto un rename del progetto. In realtà poi scopro che non era un rename, ma l'intento era quello di splittare i componenti. Ok, ora vi spiego bene cosa vuol dire. Quindi ho iniziato a chattare, ho iniziato a chiedere a tutti quelli che potevano sapere qualcosa e mi viene postata questa frase, no? E io dico, beh, ok, grazie della frase, cosa vuol dire? In italiano tradotto praticamente vuol dire che una piattaforma è sicura quanto sono sicuri i suoi singoli componenti, no? E questo è vero, no? Perché se ci pensate, se prendete, non so, il kernel, la più piccola patch che vi viene in mente può essere un problema di sicurezza. Quando è uscito Airbleed, problema di sicurezza per una cosa minuscola che però ha dato problemi a milioni di server, no? Adesso ci arriviamo a snocciare bene il concetto, no? Poi, altra cosa, sempre per il fatto che si continua a ribuildare Docker esiste in 200.000 edizioni, si è deciso di fare Docker for Mac, Docker for Windows, Docker for whatever, Docker for AWS, Docker for qualsiasi cosa, non è lo stesso codice. Fino a settimana scorsa tutte le edizioni di Docker non condividevano solo il Docker daemon e il Docker client, ma non condividevano per niente tutto quello che era il sistema di build intorno, tutto quello che era il modo in cui venivano pacchettizzati, era tutto molto separato, non era open source. Io ho avuto modo di vederlo, era un delirio. Quindi c'è stata la necessità di avere un qualcosa che servisse per aiutare i maintainer, per aiutare tutti coloro che volessero pacchettizzare, che volessero mettere Docker su una piattaforma, qualsiasi, è nato questo tool che serve proprio a fare questo. Quindi serve a creare dei subsystem Linux. Cosa vuol dire subsystem Linux? Che voi avete una piattaforma che può far girare Linux in qualche modo, come VM, bare metal, come qualsiasi cosa. Mi serve un tool che permetta di andare a creare, no, i subsystem Linux, ovvero un'immagine contenente il kernel, contenente tutti i binari che servono, che sia sicuro, che sia testato, che sia trustato. Linux Kit vuole fare proprio questo, no? Quindi ha tre mantra fondamentali, che sono, so che avete una confusione in testa infinita, ma vi assicuro che arriveremo a un dunque, ok? Vi vedo che siete lì che dite Linux Kit, boh, ok? Io ero nella stessa situazione, solo che l'ho scoperto tipo dopo 4 giorni cosa voleva dire, ok? Quindi quello che è successo è che questo tool ha tre mantra, appunto, dicevo, deve essere sicuro innanzitutto. Cosa vuol dire? Che stanno costruendo questo generatore di subsystem, perché Linux Kit non è come un CoreOS o qualsiasi altro sistema operativo creato per i container, che diciamo viene distribuito come una ISO, come un MG, come quello che è. Ma Linux Kit serve per creare
quel tipo di sistema operativo, okay? Quel tipo di subsystem. Quindi l'obiettivo principale è di dire, bene, qual è una feature fondamentale di un qualcosa che costruisce subsystem? Deve costruire dei subsystem sicuri, no? Quindi, prima cosa, il kernel è vanilla, quindi vanilla kernel, vengono solo aggiunte delle patch per fare in modo che funzioni sulle varie piattaforme. È quasi impossibile prendere un kernel Linux così, compilarlo e funziona, quindi ci vogliono un paio di patch. L'obiettivo è anche di controllare tutte le varie CVE e diminuire la surface di attacco, quindi magari non è compilato con tutti i flag, eccetera, eccetera. Andando alla terza colonna, questo tipo di cose qui molti già le facevano, si costruivano il proprio kernel per far girare i container, però è molto difficile fare un lavoro del genere da soli, nel senso che, chi lo mantiene sta roba, no? Quindi avere un qualcosa che ti genera già dei kernel che hanno un senso in termini di sicurezza, molto bene. Terza cosa, che è quella centrale, forse avete dovuto scegliere un ordine migliore, è l'essere un incubatore per progetti di security innovativi, no? Quindi come kernel security program, MirageOS Type Safe System Daemons, che vuol dire che, non so se avete visto MirageOS, praticamente i System Daemons sono dei container e sono immutabili nel fatto che esistono immutabili e vengono eseguiti come dei container, no? E poi OKernel e tutti, beh, ce n'erano altri 200 che hanno messo in timeline, ma vabbè, li vedremo lì. OKernel serve semplicemente per creare dei subkernel all'interno del kernel, quindi ancora più dei container, ancora più dei cgroup. E niente, quindi parte 2 deve essere un subsystem lean, ovvero non deve essere un qualcosa di mega galattico da fare il boot, da eseguire, da spostare, no? Un po' come un container, no? Deve essere qualcosa di molto leggero. Difatti, se costruite un, chiamiamolo unikernel, ok, con Linuxkit, la prima cosa che notate è che l'immagine pesa un 40 mega, ok? Non di più. Se la strecciate al massimo anche 35, 36, ok? Quindi un vantaggio, no, dei container era proprio quello, no? Di essere piccoli contro invece altri sistemi che pesano 600-700 mega. Il fatto di creare delle immagini, dei sistemi specializzati che fanno solo kernel più binario che vi serve, quindi, non so, fate un Redis OS che è kernel più Redis, fate un Nginx OS che è Nginx più, kernel più Nginx, fate un Docker OS che è kernel più Docker, ma non c'è neanche per dire curl, ok? Niente, il package manager. Finelli, ti stavamo aspettando prima per sistemare Arandra. Stai tranquillo. Quindi, mantra, tutto è un container, no? Quindi, dopo vi farò vedere questo cosa vuol dire. Kernel e tutto il resto viene eseguito tramite un container. Cioè, veramente pochissimo, solo praticamente l'init, e poi il resto è tutto container. E tutto può essere rimosso, sostituito, perché sono container, quindi componente, rimpiazzo. E poi deve essere un sistema portabile, no? Magari una cosa del genere, vista così, potete dire, vabbè, io ora, no? Cioè, le mie RHEL, cosa metto, sta roba? No. Ma su magari IoT, su un Raspberry, su qualsiasi tipo di device di questo genere, magari è già qualcosa di più appetibile, no? L'idea di Docker comunque è quella di fare un prodotto, di Linuxkit un prodotto anche, no? Un qualcosa che costruisca in maniera supportata dei sistemi su quali eseguire container, no? Quindi a un certo punto potrebbe essere che un'azienda enterprise possa dire, benissimo, ora uso Linuxkit per comporre i miei sistemi, ma non è diciamo un tool di cui se ne fa un uso giornaliero, no? È un tool che uno utilizza per costruirsi inizialmente la ISO sul quale costruire i propri ambienti, ma non è come Docker che uno continua a dire su container, questo è un altro tipo di cosa. Quindi, tornando a noi, no? Come si utilizza? Adesso Linuxkit, grazie, cosa devo fare? Devo andare
devo prendere un treno, andare a Milano e poi trovo l'InnoScript. No, c'è un file YAML, guarda caso, strano, file YAML oggi sono il centro del mondo, io personalmente preferirei altro, però ce li dobbiamo tenere. Non lo conosco molto, non riesco mai a fare cose con YAML, però vabbè. Quindi, intestazione, immaginatevi un bellissimo file YAML. Prima cosa in assoluto che serve a costruire un subsystem Linux, il kernel, no? Quindi kernel, immagine, cosa vuol dire? Cosa vi ricorda quella LinuxKit kernel 4.9? Un'immagine Docker? Bene, è proprio un'immagine Docker, quella sta sul Docker Hub, se andate sul Docker Hub la trovate. È un'immagine che viene stretchata del solo file system, quindi viene presa, viene messa nel file system che verrà costruito, dampata là dentro, quindi tutta la root fs di quello dentro quel file system, kernel. Command line, questa è una command line specifica per QEMU che serve semplicemente per dirgli ci sono due TTI, una serve per il terminale, l'altra per il boot, e page poison non so cosa faccia. Dopodiché il kernel è stato messo nel file system, qua siamo ancora in fase di build. In fase di build, un'altra cosa fondamentale, abbiamo detto che tutto è un container e c'è un sistema di init, quindi sistema di init, LinuxKit init, no? Poi sotto Docker cosa c'è? Run C, quindi run containers, che implementa lo standard doci. Un daemone per eseguire i container, containerd, che è poi quello che viene usato dentro Docker. E poi dei certificati delle CA per pullare dal Docker Hub o per fare qualsiasi chiamata HTTPS e farla funzionare. Quindi tutto questo, tutti questi, queste immagini vengono prese una dopo l'altra e il loro file system viene dumpato dentro l'immagine finale. Dopodiché ci sono, no, tutta la definizione di quello che deve essere fatto quando, ad esempio al boot. Quindi al boot viene fatto partire LinuxKit sysctl, che è un container, viene fatto partire con run C, quindi non utilizza un daemone, parte, fine. Parte, viene eseguito, fa la sua inizializzazione con sysctl, si imposta gli ulimi, tutte queste cose qui, e poi sparisce. Sysctl non è il vero sysctl, è un altro sysctl scritto in Go, purtroppo, perché come MirageOS, diciamo che adesso non è ancora veramente implementato, è solamente, si sta cercando di implementarlo, c'è tutto il project dentro LinuxKit, ma l'idea è di costruire questa piattaforma con dei linguaggi type safe, ok? Quindi C è type safe, ok? Se lo usi in maniera type safe, nel senso, se riesci, ok? Quindi questo tipo di cose qui, start, stop, daemon ad esempio, che è di init su Debian anche, deve essere riscritto in Go, ok? O in Go o in OCaml, così facciamo una roba che non capisce nessuno. Io stavo facendo tutta la sera ieri a cercare di installare OPAM, OCAM, per capire cosa fare sta roba, però lasciamo perdere. Scriverò una mail incazzata, rifacciamola in Go. Niente. No, adesso è in C, però lo vogliono fare in OCaml. Quindi tutti dietro l'ISP tutto il mese. Niente, semplicemente vi sto dicendo net host, quindi collassa questo container che partirà, collasserà sul network namespace della macchina, quindi del subsystem che verrà fatto partire, PID namespace anche, IPC namespace anche, quindi avrà lo stesso network stack, gli stessi processi, eccetera, eccetera. Capsysadmin, capability per dirgli semplicemente sei root, ok? Quella è la capability più alta, sei root. E ridolli. Nessuno può scrivere in quel file system. Step successivo, i services, no? Come su Fedora avete systemd, qua non c'è nessun systemd, c'è semplicemente un containerd, ok? Che, quindi containerd, container daemon, fa da systemd, tra virgolette, systemd fa una svangata di cose, prossima release anche il browser, fa partire due servizi in questo caso, che sono random number generator per generare un po' di entropia e nginx, ok? Altrimenti non sarebbe un sistema senza nessuna entropia, senza che random number generator voglio vederti io fare qualsiasi cosa. Stessa cosa di prima più o meno, solo che questi qua vengono eseguiti da containerd, no? Quindi
si aspettano, i processi devono rimanere accesi con qualsiasi container, no? Devono essere dei demoni, no? Mentre i processi di prima sono solo one shot, eseguono qualcosa, escono. È la mia demo. Sono io che faccio partire Nginx. Questo qua è un esempio, questo qua si chiama, lo potremmo chiamare Nginx OS, ok? Se volete fare una macchina che, che ha solo Redis, quindi a partire solo quello, Redis OS, qua ci metti Redis, eccetera, eccetera. Parte in un container. Io era da un bel po' di mesi, Andrea lo sa perché glielo dico tutti i giorni, almeno 6-7 mesi, che cerco di farmi una, tra virgolette, una mia distro, no? Nel senso che è un lavoro lungo, volevo prendere un kernel from scratch, installarci X, installarci 3, installarci tutti i driver e farmi funzionare con container le mie cose. Al momento sto usando RunC per tutti i programmi, infatti non mi va lo schermo. E ci stavo diventando veramente pazzo e invece adesso con questo tool qui mi sto costruendo la stessa cosa in 2 giorni, ho quasi finito praticamente, quindi molto bene. Lato mio, successo garantito per questa cosa. E poi ci sono, c'è tutta la sezione degli output, no? Quindi in questo caso genera, partendo dal basso, un VMDK, VHD, ISO EF, ISO BIOS per QEMU o per le ISO normali e una IMG per il kernel normale, quindi niente di che. In futuro genererà anche altre cose, ma ve lo dico alla fine. C'è una demo, c'è un microfono. Farò la demo girato verso il monitor. Bene. Ci vedete? Un po' di font. Che bello, vedo meglio anch'io. Allora, l'unico file che in quella cartella aveva un senso è example.yaml. Gli altri sono praticamente il generato dalla command line per poi costruirmi l'immagine. Non lo faccio adesso perché abbiamo un internet super veloce e quindi dobbiamo saltare la parte di build, però vediamo il comando e quindi adesso ve lo spiego. Edit, super, no. Ok. Abbiamo visto un secondo fa nelle slide, kernel, init, tutto chiaro, no? Onboot, cctl, binfmt, me lo sono dimenticato, rngd, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto. No, in questo qua è Nginx RNGD, esatto. Il resto è tutto... Bravissimo. Quindi, on boot partono questi servizi. Scusami, partono questi due container che fanno solo le loro parti in one shot e poi rimangono accesi i due servizi. No, scusa, il VHCPD deve rimanere neanche lui, no? Per prendere l'indirizzo subito, cioè, l'ISO come No, in realtà serve gli HCPD perché sennò poi non c'è nessun network manager, no? Non c'è, non l'ho messo. No, c'è. Scusami, sì. Quindi c'è anche quello, sono tre, c'è anche il VHCPD che rimane running. Hai ragione, dovrebbe andare running, sì. Perso, ma in realtà nella demo che faccio non perdo il lease perché lo faccio partire su QEMU, quindi li piglio e lo assegno io, sì, non lo perdo, okay. Però è vero l'osservazione. Bene, quindi Mobi, Linuxkit, il concetto inizia a convergere un attimo, perché in questo momento ci sono 2 command line che vengono generate da questo progetto che è github.com linuxkit, se ho internet ve lo faccio vedere, no, non ve lo faccio vedere perché non vedo, ok. Il progetto sostanzialmente contiene 2 tool, Mobi e Linuxkit, mentre github.com mobi al momento è ancora Docker. Cosa vuol dire? È un bel disagio. Adesso facciamo un recap veloce e poi ci arriviamo bene, no?
GitHub.com, Docker Docker, ce l'avete presente tutti, era il progetto dove stava Docker fino a settimana scorsa. GitHub.com, Docker Docker è stato rinominato come progetto, ma non come concetto rinominato, è stato splittato come concetto. È stato rinominato in GitHub.com Mobi Mobi. Ok? Quindi se voi andate su GitHub.com, Docker Docker, finite su GitHub.com Mobi Mobi. GitHub.com Mobi Mobi, no? Diventa un assemblatore di runtime per container, che poi vediamo bene cosa vuol dire questa cosa. Poi c'è un altro tool che si chiama Mobi Tool, e poi c'è un altro tool che si chiama Linux Kit. Okay? Linux Kit e Mobi Tool al momento sono tutti e due sotto Linux Kit. Quindi sostanzialmente, allo stato dell'arte, Mobi Mobi è ancora Docker come era prima. Okay? Attendere diventa quello che vi spiego, e piano piano ci si sta arrivando, c'è una pull request, c'è una issue con più di 70 punti per arrivare allo speed completo. Ma al momento è ancora così. E invece ci sono i due tool che servono per i subsystem Linux. Linux Kit e Mobi. Al momento Mobi come tool fa solo la parte, è il Linux Kit, perché ancora non fa la parte di assemblamento dei componenti, ma fa solo la parte di build dei subsystem Linux insieme a Linux Kit. Quindi se vado a vedere il tool Mobi mi ritrovo con build a new Mobi image from YAML file, dove Mobi image sono quei sono questi file qui. In questo momento vi ricordate gli output? La Mobi image è quella bz image, quella ISO, quella img e quell'altra ISO, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo è il mio output, mentre quindi Mobi build example mi builda questa cosa qui, solo che non lo faccio per via di banda. E poi c'è il tool Linux Kit, non Linux 32, ok? Che invece Linux Kit mi serve per pushare l'immagine come Docker push, no? Dove se ad esempio ho deciso di farla partire su Azure o su AWS, la pusho su Azure o su AWS come AMI o come immagine di Azure. Se la devo pushare, al momento tutte queste cose che vi sto dicendo sono in fase di implementazione. L'unica che funziona è Google Cloud Engine, Google Compute Engine. Poi c'è il comando run che mi permette di eseguirla in locale se avessi un hypervisor qualsiasi, quindi Linux Kit, ce l'ho qua il comando, Linux Kit run QEMU su QEMU. Publish 80-80-80, perché metto la 80-80, no? del mio computer sulla 80 dell'host. Example è il nome del file YAML. Questo fa il boot di una macchina su QEMU. Parte Linux Kit, che è il subsystem, e parte il mio Nginx. Quindi qua ho una shell, non ho Docker e ho la TTI rotta. Container list Nginx, al momento siccome non ho QEMU in locale è partito in un container dentro il mio computer. Quindi, se io faccio docker ps, qua c'è un container che a sua volta no, contiene QEMU, che a sua volta contiene una VM che contiene container che al mercato mio padre. Quindi c'è questo, è morto. Quindi, questo è il mio Nginx, ve lo farei vedere nel browser, ma vi trovo meglio così. Se volessi far partire un altro container? Non, il sistema è immutabile. Ok? Il file system è completamente ridolli, sì, quindi se io vado su... ho ucciso... il system redoll, ok? Viene buildato da fuori e viene creato. Chiaramente se vi serve persistere dei dati si condivide, no? Un volume o si monta un file system, però devi definire tutto alla generazione dell'immagine, ok? Sta tutto a quel livello lì, no? A questo è completamente l'idea, è appunto quella di avere un sistema
che sia il più piccolo possibile, il più sicuro possibile, il più è come un container, no? Non, trattare tra virgolette un sistema, diciamo, di un ordine di astrazione minore, no? Però come se fosse un container, quindi in maniera immutabile, se te ne serve un altro lo tiri su in un altro. A quel punto lì, sopra Linux Kit ci monti Kubernetes e allora Kubernetes ti gestisce la cosa, ma Kubernetes è un'applicazione che ha uno stato e quindi puoi scrivere, ok? Però il sistema è immutabile. Sul file system locale gli dai una se Kubernetes deve far partire 600 pod, dove li fa partire? Li schedulerà lui dove vuole, ok? Sarà un cluster Kubernetes composto da queste macchine, ok? Ci sarà installato Kubernetes, potrà pullare immagini dal Docker Hub perché avrà un punto dove potrà scrivere. Quindi deve tirare su questi Linux. Sì, ma non lo tiro su, cioè non vado dentro, tiri sulle istanze, immagino, cioè tu stai dicendo non ho una CLI per far partire un container. Non l'ho messa in questo momento, non l'ho messa. No, se compongo un subsystem che presuppone che ci sia un punto dove posso scrivere e Kubernetes, non so, qualsiasi, o anche Docker, qualsiasi altra cosa, io posso scrivere, posso fare quello che voglio. Sì, 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 sì. Però l'idea. Puoi creare con Linux. Posso creare qualsiasi tipo di sistema, ma anche perché poi dentro i container faccio quello che voglio. Okay. Bene. Quindi, ritornando sul... Solo una domanda. Dimmi. È il registry standard, vero? Cosa? È il Docker registry standard dal quale tieni giù le immagini? Sì, sì, è il Docker registry, Docker Hub. Sì. Posso usare anche un altro registry, qualsiasi, insomma. Supporta anche i registry privati, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è... Docker nasce come progetto open source. Adesso spiego un attimino che cosa è successo, no? Nasce come progetto open source, quindi i Topolini sono i contributor, hanno iniziato a lavorare su questo accrocco che era stato messo a disposizione nel 2013 da Solomon Hikes. Ci lavorano, tutto bene, tutto funziona. Dopodiché molti più player, molte più aziende iniziano a voler lavorare su questo, quindi Kubernetes, Mesosphere, qualsiasi altra cosa. E quindi inizia ad esserci la necessità di dire bene, ma... Poi io se ho ad esempio le Docker image sono supportate su quasi tutti i sistemi, no? Open Components, Containerd è diventato poi un progetto che è stato messo a disposizione della Foundation, della Linux Foundation, no? Quindi piano piano tutto è diventato sempre più standardizzato, Container Network Interface, Open Container Initiative, no? Tutti delle spec, degli standard per fare in modo che si possa cooperare tra vari, tra vari runtime, tra vari modi di fare i contenuti. Questo è un modello che funziona molto bene, nel senso che ha funzionato fino ad oggi, è un modello che comunque è anche messo in atto da Docker nel suo prodotto, no? Quindi Docker Community Edition, Docker Enterprise Edition, quindi si ha, lasciando perdere la parte di Linux Kit e InfraKit che arrivano adesso, si ha Containerd, che è la runtime dei container, Lemone, che sotto usa RunC, che è un componente standard, Containerd anche, può essere usato a qualsiasi altro orchestrator. Sopra ci costruiscono la loro implementazione del cluster manager con SwarmKit, che ha tutte le feature di un cluster manager, no? The identity, secrets, tutti il mesh, eccetera, eccetera, eccetera. E sopra ci stanno i vostri servizi applicativi, no? Quindi, al momento è così. Ho sentito un... Non era Cesare che mi diceva che ho finito il tempo. Ok. Questo è un modello che ha funzionato, però la community sta diventando sempre più grande, tutto sta diventando sempre più complesso, diventa sempre più difficile seguire quello che sta succedendo, per noi, tra virgolette, figurati per chi ci sta dentro, insomma, per chi deve poi tirare le fila di questo. E quindi la macchina ha iniziato a perdere colpi, no? Quindi... Come è successo nelle altre ingegnerie, negli altri settori,
ci si è resi conto, no? Docker in questo caso, 10 giorni fa, si è resa conto che la necessità è di fare come è stato fatto ad esempio nel settore automobilistico, no? Dove da decenni per fare macchine diverse, di aziende diverse, si usa lo stesso chassis ad esempio, no? Stesso chassis e viene fuori una Renault Clio e una Mercedes, no, questo no, però per dire che comunque c'è sharing dei componenti. Quindi l'idea è di non basarsi solo sul modello di Open Components, ma anche di Open Assemblies, no? Common Assemblies. Quindi facciamo in modo di standardizzare il modo in cui assembliamo le cose, non solo il modo in cui le costruiamo, no? Perché i componenti devono essere utilizzati in un modo, no? E quel modo lì va standardizzato. Solomon Hikes nel suo keynote ha detto, andando mainstream, no? Arrivano delle grandi responsabilità. Questo è vero, no? Perché loro sono stati in mezzo a shitstorm di qualsiasi tipo perché hanno preso una decisione sul loro prodotto che fino a quel momento era completamente loro, no? E hanno deciso di spostarlo e renderlo un qualcosa di pubblico col quale tutti possono costruire un proprio prodotto in maniera più semplice, no? Io per primo ero nello shitstorm al minuto zero. Dicevo, ah, tac, adesso facciamo dei tweet cattivissimi. No? E invece dopo ho scoperto, no? Era una cosa che aveva effettivamente senso, no? perché vabbè, poi dopo la frase ha fatto vedere questa slide, ha sempre una disegnatrice molto brava, Laurel, e poi adesso arrivo al punto, e poi ha fatto vedere che effettivamente sono andati mainstream, no? Al giorno zero non avevano nulla e piano piano è arrivata la necessità di no? Di splittare sempre in più componenti, quello che dicevo prima, è vero, no? Splittare i componenti, altrimenti non si scala, no? Monolite, splitto il monolite, come dice il buon Giulio Di Donato in ogni momento della sua vita. Quindi nasce il Mobi Project, vado avanti veloce perché penso di aver pochissimo tempo, nasce il Mobi Project che è appunto un tool per costruire, per assemblare container runtime, per assemblare i componenti di cui abbiamo parlato, no? Quindi nel caso specifico di questo ci arriviamo dopo, nel caso specifico di Mobi i componenti sono containerd, swarmkit, linuxkit, libnetwork, i registry, tutte queste cose qui. Mobi è il tool che prende i componenti, li macina e genera il prodotto, ok? Il prodotto che poi voi usate, no? Qual è? Docker, rimarrà Docker, la command line rimane Docker, non è che tra 2 settimane aggiorni Docker anziché di fare Docker run fai Mobi run, ok? Fai Docker run perché il prodotto che tu usi, se usi la Community Edition, è Docker CE, ok? Quindi Docker 17.05 CE, che anche adesso è cambiato anche il versionamento. Quindi, una cosa alla volta. Quindi, se siete un utente, tra virgolette, non cambia niente, è solo che Docker ora può innovare e anche tutti gli altri possono innovare in maniera più veloce. Ad esempio, se riguardate questa, non so chi ha avuto modo, io ho un ex collega che lavora in Red Hat, che si occupa della parte di praticamente di mantenere e di backportare i security fix, i bug fix sul loro, tra virgolette, chiamiamolo fork, è semplicemente Docker, ma loro mantengono una versione LTS, okay? Che è quella che viene giù quando fate yum install Docker, se non andate a prendere Docker da get.docker.io. E lui mi diceva, è un lavorone, nel senso che io devo andare a vedermi tutte le pull request, tutto quello che viene fatto e ribackportare, cioè, a morire. Su un progetto del genere, da soli, in 3-4. Vabbè. E invece così si ritrova con un tool per assemblare questa cosa. Lui sceglie quello che vuole prendere. A Red Hat, per costruire OpenShift, siccome usa Kubernetes, di Swarm non gliene frega niente. Okay? Quindi non ce lo metto. Stesso Mesosphere. Quindi, modello di governance cambiato, il progetto è sempre di Docker Inc., il progetto Docker, nel senso che quando tu scarichi Docker è di Docker Inc., quando invece tu utilizzi Mobi per fare qualcosa è Mobi Project, ok? Prima o poi arriveranno le magliette scritto The Mobi Project. E il modello che hanno per gestire, per mantenere il progetto, è lo stesso che ha adottato Fedora
quando è stato donato da Red Hat alla community. E quindi si può riassumere in questa frase: il Mobi Project sta a Docker come Fedora sta a RHEL, sostanzialmente. E ho detto tutto. Alla fine della giornata sono stato veramente, adesso ho riassunto un pochino, no? Però sono stato davvero qualche giorno, all'inizio non ci avevo capito nulla, il keynote, ho detto bellissimo, bravo, non ho capito niente. La gente parlava e nessuno, la DockerCon, 5.000 persone, aveva capito una mazza. A rename, 5.000 tweet al secondo. Dopo una settimana, oggi, nessuno ha ancora capito niente. L'obiettivo di questo talk era di chiarire un po', anche se chi avrà domande poi me le farà. Ma io alla fine di quella giornata sono arrivato alla pace dei sensi dicendo: oh, io ho capito finalmente cosa è successo, ho fatto le mie domande. Bene, questa era la mia reazione dopo. Piani futuri: Mobi non sarà donato a un'organizzazione esterna, è un'organizzazione, The Mobi Project. Non c'è scritto perché è un qualcosa da non scrivere. Linus Kit sarà probabilmente donato alla Linux Foundation. Linux Kit avrà come output anche Deb RPM, quindi in un Deb ti mette tutta una macchina. Fantastico. E il modello l'ho già detto, quindi ridondanti le slide. Quindi grazie a tutti di esserci. Il logo del nuovo del Container Day è fantastico, grande fullo, che non c'è perché non gli frega niente, del logo. E grande Cesare che ha organizzato tutto, grande Kiratech per la quale lavoro, che ha anche lei aiutato. E quelli sono i miei riferimenti e baci. Grazie.